Benedetti, grazie per quello che avete fatto. Io sono stato qui qualche anno fa e non c'era niente se non voi che ci credevate, e oggi avete dimostrato che avevate ragione. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio nello stabilimento dell'industria italiana autobus di Flumeri, in Valle Ufita, per presenziare al varo del nuovo CityMood 12E, l'autobus completamente elettrico e ad emissioni zero, realizzato con materiale al 95% riciclabile, dotato della tecnologia MOVE, una piattaforma integrata che fornisce ai clienti un supporto totale per la gestione dei mezzi attraverso un'assistenza completa del sistema veicolo. Un gioiello di innovazione, insomma, ed efficienza nel suo genere, è il primo prodotto in Italia da un'azienda italiana. Guardando alla sicurezza, ma anche al rispetto per l'ambiente, su cui Di Maio, accompagnato dal sottosegretario all'interno Carlo Sibiglia e dal deputato arianese del Movimento 5 Stelle Generoso Maraia, insiste più volte. Voglio congratularmi con il Presidente Di Cuore e con tutti coloro che hanno lavorato in questi anni all'evoluzione di questo importante insediamento produttivo, e congratularmi per CityMood 12, il primo autobus elettrico italiano. E mi voglio congratulare con l'industria italiana autobus per aver raggiunto questo traguardo nell'ambito della gestione integrata dei sistemi di mobilità. È una testimonianza importante dell'impegno di questa azienda storica nel coniugare qualità del prodotto, soluzioni, tecnologie e sostenibilità. L'azione dell'Italia, in particolare del nostro Ministero, il Ministero degli Affari Esteri, per ricostruire meglio dopo questa pandemia, si sviluppa su due binari: quello multilaterale, su cui lavoriamo per una maggiore ambizione nella lotta globale al cambiamento climatico, e quello del sostegno alla transizione verde e digitale delle imprese italiane per accompagnare i processi di internazionalizzazione e di presenza delle aziende sui mercati esteri. Sul piano multilaterale l'Italia è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. Negli ultimi anni, anche alla luce dell'urgenza di accelerare la transizione energetica, la diplomazia è andata assumendo un ruolo crescente nella lotta ai cambiamenti climatici. Nel corso della presidenza del G20 abbiamo costruito un percorso che ci consentisse di dare un segnale forte da parte dei paesi del gruppo a sostegno delle possibilità di successo della conferenza climatica. E poi a Glasgow, pur tra luci e ombre, abbiamo fatto in modo da raggiungere risultati concreti, come la necessità di mantenere credibile l'obiettivo del contenimento dell'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi, già recepito in ambito G20. Tutti questi temi che sto citando avranno bisogno di tecnologie, avranno bisogno di mezzi come questo per essere raggiunti. Oggi presentiamo una tecnologia italiana all'avanguardia, qui in questo territorio, nel territorio del sud, nel territorio delle maestranze che producono prodotti sì tradizionali, ma con una carica innovativa altissima, perché non hanno mai smesso di evolversi e non hanno mai smesso di portare avanti nuove soluzioni per migliorare la nostra qualità della vita. Dunque un progetto sostenibile e non inquinante, sottolinea ancora il Ministro, che dà lavoro a donne e uomini del Sud capaci, nonostante la pandemia, soprattutto nell'ultimo anno, di cambiare il volto di questa fabbrica. Ora però servono più commesse, e su questo Di Maio garantisce che non farà mancare il proprio apporto. L'altro tema su cui stiamo lavorando con il Ministero degli Esteri è l'export del Made in Italy, è l'internazionalizzazione di prodotti come questi. Io in questa fabbrica non sono venuto solo a celebrare, vi ringrazio, la presentazione di un prodotto innovativo per l'Italia, ma per tutto il mondo. Noi siamo in grado di portare questo autobus in tutto il mondo se lavoriamo insieme come sistema, perché è non solo un prodotto innovativo, ma è un prodotto Made in Italy. Se il Made in Italy fosse un brand, sarebbe il terzo brand più famoso al mondo dopo Visa e Coca-Cola. L'appello del Ministro va alla filiera istituzionale, ma anche agli stessi investitori privati. Bisogna farsi trovare pronti con progetti realizzabili per ottenere i fondi del PNRR. Mentre sui bandi europei per le commesse degli autobus un po' di sano nazionalismo, strizzando l'occhio alla produzione interna, non guasta. Dobbiamo essere in grado di permettere alle nostre aziende di intercettare i 230 miliardi
di euro che dobbiamo spendere in 3 anni. Il partenariato pubblico-privato sarà fondamentale, ma soprattutto lo spirito di unità nazionale sarà fondamentale. Io voglio fare un appello qui da Industria Italiana Autobus ai sindaci, ai presidenti di regione, ai presidenti di tutti gli enti territoriali, al governo centrale che rappresento. Non perdiamo l'occasione dividendoci, ma cogliamola unendoci. Questa realtà deve essere in grado di sfruttare i fondi del Recovery Fund in tutti i bandi di gara che andremo a fare. Progettiamo dei bandi di gara per sì favorire l'industria europea, ma prima di tutto favorire l'industria italiana. Infine, la soddisfazione del Ministro che esalta la transizione ecologica anche per le nuove opportunità occupazionali, di fronte ad un'enorme sfida, quella dello sviluppo del territorio, che non deve pregiudicare il futuro dell'ambiente, anzi. Quando parliamo di transizione ecologica, parliamo di lavoro. Oggi avete presentato il veicolo elettrico, il primo autobus elettrico fatto da un'azienda italiana. Ma allo stesso tempo avete tanti altri mezzi che consentono ad un'industria come questa di permettere la transizione ecologica. Transizione ecologica non significa chiudere aziende, transizione ecologica non significa perdere posti di lavoro, transizione ecologica significa che noi facciamo degli investimenti con soldi pubblici e privati per creare nuove opportunità di lavoro, nuovi tipi di lavoro. Non esiste transizione ecologica senza transizione digitale, senza nuove tecnologie, ma in ognuno dei due casi non esistono le transizioni senza le nostre competenze e intelligenze. E il sud di questo paese ha dato tanto all'Europa con i propri ingegneri, con i propri tecnici, con le proprie manovalanze, che spesso sono dovute andare via. Adesso abbiamo un'opportunità come questa per dimostrare che non solo, perché lo siamo sempre stati, siamo in grado di vincere questa sfida, ma di vincerla qui, sul nostro territorio. L'autobus elettrico è una realtà, così come il suo sistema di verifica e controllo che pone il Citymood 12E all'avanguardia nella mobilità per il trasporto pubblico locale, ne è convinto il presidente CEO di Industria Italiana Autobus, l'ingegnere Antonio Liguori, che già guarda all'idrogeno. Con questo autobus completiamo una gamma di prodotti che sono stati sviluppati negli ultimi anni sempre nell'ottica di questa transizione. Anche prima che si parlasse di transizione ecologica, qui si era partiti con una revisione di tutta la gamma prodotta sempre nell'ottica green, diciamola così. Quindi abbiamo sviluppato sia trazione, come ho detto prima, la trazione diesel rendendolo conforme alle più stringenti normative che man mano escono sull'antinquinamento, sia sviluppando il gas. Abbiamo avviato tutta una serie di attività su tutta Europa, dalla Grecia al Nord Africa, proprio per cercare di esportare questi nostri nuovi modelli rivisitati e resi compatibili con quello che il mercato ci sta chiedendo. È una grande sfida, noi siamo pronti a coglierla. 2 anni fa qui mi dicono ci pioveva. Oggi vedete quello che abbiamo e quindi questo è frutto di tutto l'impegno non solo di chi ha diretto ma di tutti quelli che hanno lavorato. Oggi questa è una fabbrica che per stare in piedi, per poter avere un suo futuro, un suo ritorno economico deve stare sui 700-800 autobus all'anno. Quindi e oggi siamo in grado di farne anche molti di più. Abbiamo bisogno di commesse, se salgono le commesse possiamo sicuramente aumentare anche il personale. Ma non è solo il discorso del personale che noi possiamo utilizzare, quanto di tutto l'indotto che possiamo attivare. Quindi è qualcosa che si espande a macchia d'olio, no? Quindi è veramente importante riuscire a prendere queste commesse perché il prodotto ce l'abbiamo e penso che non siamo secondi a nessuno. Possiamo offrire, oltre a un buon prodotto affidabile, una rete di assistenza online. Cioè lei qualunque operator che ha un problema deve soltanto chiamare alla centrale e avere tutto il supporto. Ma non supporto soltanto qualcuno che spiega, qualcuno che col sistema gli fa vedere. Cioè lei entra, le tocca con le mani, addirittura il simulare che lei può prendere un pezzo e metterlo sull'autobus. Tutto questo simulando, per cui chi glielo dice a quello che lo sta facendo glielo mostra come deve fare. Come idrogeno stiamo guardando in giro sul mercato mondiale qual è la soluzione migliore, perché ognuno ci sono varie idee, varie
diciamo, possibilità di utilizzo e di tecnologia che sfrutta l'idrogeno, e quindi stiamo vedendo qual è la migliore, qual è quella che domani sarà la soluzione ottimale, dove c'è sempre il solito, e io ripeto questa cosa, gli enti che forniscono energia devono decidere cosa fare e fare una rete, perché se noi facciamo anche l'autobus idrogeno, qualunque sia la soluzione, ma se non portiamo là dove c'è l'utilizzatore idrogeno, l'autobus non parte. Alcune delle caratteristiche tecniche e tecnologiche le ha poi illustrate l'amministratore delegato, l'ingegnere Giovanni De Filippis, che ha spiegato come sono stati coniugati sicurezza e comfort. Il nostro Citymood 12 metri elettrico, che è sicuramente un mezzo all'avanguardia, ha delle batterie NMC, che sono quelle a ioni di litio le più moderne che ci sono, e garantiscono una eccellente performance. Il veicolo ha anche al suo interno tutti i vari componenti di sicurezza più aggiornati, dalle telecamere che rilevano le presenze di pedoni e altri ostacoli e quindi danno una maggiore sicurezza, ad altre verifiche di sicurezza, così come di comfort. Il veicolo è dotato anche di sospensioni intelligenti che riescono a dare il massimo comfort per le persone. E infine c'è la luce, la spaziosità, la progettazione di un veicolo elettrico con le batterie messe sul tetto e l'eliminazione di un motore termico consente di avere più posti e più luminosità. Stiamo sempre parlando di configurazioni sopra gli 80 posti, poi quanti siano a sedere e quanti in piedi dipende dalla richiesta del comune e dal numero di porte che vengono utilizzate.